Di solito ricavavano questo loro giudizio dalle azioni che vedevano fare al soggetto che veniva analizzato. Ciò serviva per sapere se quella era una persona con la quale potevano avere contatti collaborativi, oppure se sarebbe stato un soggetto pericoloso per loro. Decisero a quel tempo di mantenere un grande segreto attorno a questo fatto, alle procedure che applicavano, a come organizzavano gli eventi, al fine di creare le condizioni per far agire l'indagato, vedendo così che tipo di azione gli compiva in quelle particolari condizioni. Al modo di archiviare dei dati che ricavavano, nonché gli effetti di tutto ciò produceva, e prima di ogni altra cosa, quali effetti produceva nei confronti di coloro che erano stati analizzati. Si inizia quindi la descrizione dei caratteri del sistema massonico. La massoneria, che è nata sostanzialmente con le compagnie di arti e mestieri del primo Rinascimento, e la pretesa che ha il sistema massonico di conoscere qualcuno soltanto perché ne ha percepito i primi caratteri essenziali e comunque lo ha analizzato in modo superficiale ed esteriore. Il sistema non perde tempo ad analizzare in modo raffinato e in modo compiuto e definitivo una persona, ma la giudica sulla base dei pregiudizi e confronta la propria morale con la morale del soggetto per vedere se vi possono essere dei punti di intesa o se invece il soggetto dovrà essere contrastato, escluso, eliminato o anche per un certo periodo ignorato o estromesso dalla società. La società che conta, in sostanza. Tutto sommato, essi andavano a ricercare solo pochi eventi e pochi caratteri. Più analizzati e più studiati risultavano essere coloro che iniziavano l'apprendimento di un mestiere, di un'arte, il quale fosse l'oggetto di una compagnia di mestieri che in qualche modo usasse quelle procedure. In questo caso il maestro d'arte di bottega si accertava con cura di quanto a suo avviso il soggetto in questione fosse moralmente conforme più alla sua morale che a quella della comunità dominante, ma era contrabbandava per tale, e forse anche tale era la morale di quella comunità. Si accertava anche delle capacità del soggetto, ma partiva dal presupposto che chi era conforme alla morale è anche più capace, visto che a loro avviso la morale era più intelligente. Quindi qui si analizza ciò che ho detto poc'anzi della morale del sistema, che deve diventare l'unica morale possibile per tutti i soggetti. Se questi non sono compatibili con la loro morale, vengono esclusi dalle arti e dai mestieri, quindi in pratica vengono esclusi dalla possibilità di poter trovare un impiego remunerativo e una vita decorosa. A questo punto serve fare una piccola precisazione. La realtà che circondava i nostri operatori può essere scissa in due grandi branche. Da un lato la realtà fisica o strutturale, che è quella che viene modificata secondo il bisogno dell'arte reale. Dall'altro la realtà sovrastrutturale, costituita dalle procedure di intervento che quella realtà fisica andavano a modificare, conformità dell'arte reale conosciuta all'epoca. A mio parere risulta abbastanza chiaro che questo tipo di seconda realtà trovava e trova la ragione della propria esistenza nel fatto di essere conosciuta, e quindi prima di tutto nella mente degli operatori. È normale che le cose conosciute vengano fatte conoscere ad altri tramite un flusso informativo, tramite una trasmissione veritiera di cose conosciute. Mi verrebbe da dire tramite un passaggio da una mente all'altra di una determinata verità. Direi un passaggio operazionale. Per eliminare qualcuno dal gruppo non consentire di esercitare un mestiere, è sufficiente passare una falsa realtà sovrastrutturale. Egli non sarebbe più stato in grado di interagire come un buon lavoratore,
con la realtà fisica e così sarebbe stato automaticamente estromesso dal gruppo. Hanno chiamato questo sistema di valutazione morale dei soggetti antico rito scozzese generalmente accettato, perché pare proprio che in quella regione fosse usato prima che da altre parti. Questo sistema di valutazione che poi è stato accettato dalla generalità dei sistemi sociali umani, in particolare per il debutto all'interno del gruppo. Successivamente questi gruppi si sono uniti e quel sistema di accettazione o discriminazione, poiché in definitiva di questo si tratta relativamente ad un gruppo costituente una compagnia di mestieri, è divenuto un insieme di compagnie di mestieri unite costituendo quella che viene definita loggia. Una loggia iniziava a controllare un territorio ed assumeva un ruolo assai più complesso. A questo punto era in grado di effettuare un'analisi e avere un controllo praticamente su tutto il territorio. Poteva analizzare molti dei suoi abitanti, non necessariamente solo quelli con i quali aveva rapporti intensi e diretti, ma poteva generalizzare. Per fare questo doveva affinare da un lato notevolmente le proprie tecniche, mentre dall'altro lato aveva sempre più bisogno di tranquillizzare oltre a averne i favori della pubblica autorità. Cioè, in sostanza, Galileo asserisce che nelle compagnie di mestieri in cui nasce e si sviluppa la massoneria e da dove ha origine quindi questo sistema che opprime la nostra società, la realtà che circondava gli operatori può essere divisa in due branche, quella fisica e quella sovrastrutturale. Quella fisica è quella che viene modificata, manipolata secondo il bisogno dall'arte reale, cioè da come una certa branca del sapere ha inteso svolgere. Per esempio, io posso avere un muratore che mediante la sua arte reale, cioè la sua capacità di modificare il territorio costruendo case, costruisce un muro e opera su una realtà fisica. Però, per operare su questa realtà, in realtà ha bisogno di una ha bisogno di una realtà sovrastrutturale, cioè ha bisogno di conoscere tutte le logiche operative che consentono e permettono di eseguire questi lavori, questi incarichi. E quindi per estromettere un soggetto la cui morale non fosse stata quella della massoneria e del sistema, era sufficiente diffondergli una disinformazione, cioè false informazioni riguardanti la realtà sovrastrutturale o quella appunto operativa, le logiche operative per modificare il proprio ambiente secondo la propria arte, ed egli sarebbe già stato automaticamente estromesso. E chiamarono questo rito antico rito scozzese generalmente accettato. Inoltre, in questa parte viene spiegata la nascita del termine loggia come unione delle compagnie di mestieri che controllavano non più solo una bottega o un cantiere, ma controllavano un territorio vasto a questo punto e si avvalevano anche della pubblica autorità, della forza pubblica per reprimere i dissidenti e per monitorare il territorio e per archiviare e raccogliere informazioni su tutti i presenti.
sia quindi la nascita della comunità dominante che, per restare dominante, ha bisogno di far sì che l'arte reale si tramandi solo e soltanto soggetti aventi la sua stessa morale, medesimo concetto di bene e di male. Ha bisogno quindi di una serie di persone che analizzino la morale di coloro che vivono su un determinato territorio e che controllino quindi quel territorio avendone i poteri, avendo una sovranità di fatto. Oltre che delle persone, avrà bisogno di procedure accettabili che siano in grado di dare quel responso.